Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Farò questa focaccia semplice, userò questa farina della Caputo, una farina 00 per pizza. Ci metterò i licoli, ho preparato il sale, l'olio, l'acqua e ho versato direttamente i licoli sopra la farina, scusatemi, non ho fatto la sequenza. Ci butto sopra l'acqua, quindi giro, mescolo così con un cucchiaio direttamente nella ciotola, continuo a mettere acqua e giro, non la metto tutta insieme, la metto un po' per volta, mescolando così semplicemente. Ok. Adesso ho alzato un pochino la velocità del video per non farvi annoiare. Continuo a mettere acqua e giro. Continuo sempre a girare. Sul canale trovate altri video di focaccia, focaccia con la semola e focaccia con altri tipi di farina. La Caputo credo sia la prima volta che la uso per la pizza. Ok. Ho messo il sale, come avete visto, ho aggiunto ancora acqua e alla fine metto l'olio. Naturalmente prendetevi il tempo che ci vuole, qui ho accelerato, come vedete. Continuo con la mano in questo modo fino a che l'impasto diventa un pochino più omogeneo ed elastico. Piano piano ci arriviamo. Adesso mi fermo e lo faccio riposare 30 minuti, manca un'oretta, e poi riprendo a fare queste pieghe, cioè pieghe, insomma, questo impasto in questo modo. Ecco qua. Adesso copro ancora e lo lascio un'ora coperto. Bene, ed eccolo qua, vedete, si è già formato il glutine, l'impasto diventa più elastico. Ci facciamo un altro giretto prima di cambiare, ciotola e di appoggiarlo in frigo, dove lo lasceremo 48 ore. Adesso vedete, lo metto su quest'altra ciotola che ho oliato, ho messo un pochino di olio, lo copro e lo appoggio in frigo. Ok. Bene, sono passati 2 giorni. L'ho tirato fuori dal frigo nel pomeriggio, eccolo qua, lo lascio a temperatura ambiente un paio di orette e poi inizio a lavorare per fare la focaccia. Quindi giro l'impasto sul piano insemolato, ho messo la semola ed eccolo. Ecco il nostro impasto ben lievitato. Con questo impasto, volendo, si possono fare anche i panuozzi. I panuozzi ci verrebbero benissimo. Allora, lo allargo un pochino prima così e poi lo metto direttamente sulla mia teglia. Vi metto poi le misure. Ecco qua, la teglia l'ho spennellata con un po' di olio, poco, non molto. Poi allargo, scusate un attimino, non spiana bene. Questa è una teglia un po' vecchiotta, ma ci viene bene la pizza perché stacca benissimo. Ne ho due, infatti uso sempre queste. Ok, poi ci metto un goccino d'olio e lavoro così con le mani, con la punta delle dita. L'olio l'ho messo sulle dita e poi vedete, premo così. Adesso copro con la pellicola
la lascio all'incirca un'ora, ma anche 2 ore. E nel frattempo, dopo un'ora l'ho scoperta e ancora l'ho lavorata con la punta delle dita mettendo un goccino d'olio. Poi l'ho condita con il rosmarino e ho infornato al piano basso a 250, anche 260, se avete il forno che ci arriva, però io ho messo 250, il mio arriva anche a 270. Una volta che è cotta bene sotto, l'ho alzata per farla finire di dorare bene sopra. Ed eccola qua, la nostra focaccia è pronta. Non vi ho dato il tempo di cottura perché naturalmente dipende molto dai vostri forni, 15-20 minuti in un forno di casa. Poi se avete il forno che va a 300 gradi, allora con 10 minuti è pronta. Bene, un'altra cosa che non vi ho detto, il sale, vedete, il sale grosso che ho pestato un pochino con il mortaio, oppure lo comprate, quindi ho messo il sale grosso un pochino sbriciolato. Io direi che è venuta bene, che ne dite? È pronta per mangiare, per aprirla e farcirla o mangiarla così come vogliamo, a gusto nostro. Bene, vi ringrazio della visione, ciao a tutti. E condividete, lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!